La guerra totale, la lotta per sopravvivere. È un'epoca questa di violenza e di sterminio. Gli storici discuteranno su quelli che furono i fattori più decisivi, su quello che fu lo strumento più mortale, l'arma più micidiale. Il travolgente impeto dell'uomo o il fuoco distruttore dei razzi incendiari? Le bombe, tempesta tonante dal cielo? O l'insidia silenziosa del paracadute? Il crepitio lacerante della mitragliatrice o l'ansimare implacabile del mitragliatore? Il carro armato, brutale mostra d'acciaio o il lanciafiamme? O fu il rabbioso, velocissimo razzo V2, rapido come la morte? No, niente di tutto questo. La più efficace, la più mortale, la più terrificante arma di tutti gli eserciti fu... L'avete indovinato, il cicchetto del sergente. Razza di cappellone, fatemi a sentire. Vi dico una cosa che vi riguardisce. Come il solito, il colonnello è infurioso e anche io sono arrabbito. Guardatevi intorno, non lo vedete tutto il cortile sporco che fa schifo? Ehi, sergente, come lì? Hai visto Carvi? Sì, l'ho visto, ma l'ho scassato, ho preferito mandarlo alle menti a fare il re. Va bene, portali via. Bene, collega. Avanti, pallondroni! Andate di corsa! Datevi da fare! Raccogliete tutto quello che non è piantato per terra con la radice! Sarai pronto? Tutto con la calma. Sono tutti qua. Ma che cosa vogliono quelli? Debbono mangiare, no? Ah sì, io sgobbo. In the Navy they get steak, caviar and whipped cream cake. They have fancy cooks who know what cooking means. In the Army we get mess and it really is a mess. Oh, the Navy gets the gravy but the Army gets the beans. Beans, 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 beans. Send the salami to your boy in the Army. Yes, the Navy gets the gravy, but the Army gets the beans. Beans, 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 beans. Nothing but beans. Navy service is ideal. Printed menus every meal. And they decorate your plate with parsley green. In the Army we get chow that you wouldn't feed a chow. Oh, the Navy gets the gravy, but the Army gets the beans. Beautiful beans, gorgeous beans, succulent beans. Send a bologna, cause I'm skinny and bony. Yes, the Navy gets the gravy, but the Army gets the beans, 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 nothing but beans. Loving those beans, hugging those beans. No, what it means, mommy, I love ya. Nothing but beans. Beans, 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 beans. Oh, I was born at the age of 3, as smart as I could be. Sure, it takes a great mentality to dish out all the beans. Beans, 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 beans. Oh, it seems bell-bottom pants are conducive to romance. They are wined and dined and loved by movie queens. But you wear a khaki frame and you get a wacky dame. Oh, the Navy gets the... The Army gets the... But it's always a crackpot. Yes, the Navy gets the gravy, but the Army gets the beans. Did you know that the Navy gets all of the gravy? Did you know that the Army gets all of the beans? Oh, a soldier's a coward if he doesn't lick the platter clean. Oh, a soldier's a coward if he leaves a solitary bean. Oh, it isn't the fighting that will make a soldier cross and mean. It is only the beans.
that may never have seen, so you grab a civilian at one in a million can identify, so I say to you, why do we gotta have beans? Multiple beans, aquatic and beans, succulent beans, nothing but beans, beans! Nothing but beans. Credi di fare il cuoco per battere la fiacca? Sì o no? Silenzio! Te la sei cavata con le tue magagne, ma ora è il momento di finirla! Silenzio! Solo perché eri un amico e si lavorava insieme te la sei passata liscia, ma ora basta! È finita la pacchia, hai capito? Silenzio! Vai subito allo zaino e vestiti, voglio vederti rientrare al reparto esattamente fra 5 minuti, capito? Silenzio! E questa volta ti mando a fare un viaggio lungo lungo, capito? Silenzio! Vai dal maggiore, che dica al colonnello, che dica al generale che mi sono stufata. Silenzio! Se il generale non tiene, al colonnello che ci mandi il maggiore. Silenzio! 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 Imputabile dell'articolo 605-300 secondo il comma 56 dell'articolo 107 del regolamento CO / 22. Regolamento di guerra, sezione VD, da pagina 20 a 24, secondo la circolare 615, citata dal modulo 7B, paragrafo 40. Ah, certo, certo. La circolare 36 è chiara ai commi 1 e 2, lui proviene dalla sussistenza. Ma non è in forza secondo i moduli A7 / 4? Certo, rientra nel modulo rosa, in base all'allegato 7 del 446 B2. Vero, è io che mi sono arruolato per non fare più il ragioniere. Ecco la posta, sergente. Bisognerà dare qualche altra botta al mostro. Funzionerà? Certo, è venuto un tizio che dice di averla aggiustata. Era ora. Adesso non restituisce neanche la moneta. Che esercito, ho chiesto di andare al fronte e mi hanno gettato fuori dal comando di battaglione. Ehi tu, devo ripeterti ancora che questa non è una sala di lettura? Signor, no. Hai una sigaretta? Sì, eccola. Dì al sergente Mac che venga subito qui. Signor, sì. C'è Miller? Sì. Dì Miller, credi che qui ci siano dei nani? Capitano, quali disposizioni per il film di domani? Ah, ecco, lo spettacolo comincerà alle 7, il cinema è 2 baracche più in là, quindi dovete essere pronti per le 6:30. Allora è bene fissare la durata del battaglione, diciamo, alle 6. In tal caso fate che gli uomini siano pronti alle 5:30. Signor, sì, sarà eseguito, signor capitano. Ah, tenente, sentite un momento. Per sicurezza... Guarda che cosa hanno dato da distribuire agli uomini della compagnia. Maglie contro gli insetti. Sai che cosa significa, non è vero? Pacifico del Sud. Sergente Puccinelli, riposo. Sergente, c'è un programma speciale domani e voglio che gli uomini siano già in uniforme, pronti e adunati al più tardi alle 5. Sì, sì. Un minuto, sergente. Tanto per essere sicuri, sarà meglio che gli uomini si radunino alle 4:30, capito? Sì, sì. Ehi, quel carbine è svaporato nell'aria. Bisogna scovarlo. Esatto. De, la vedi quella luce? Non sapete leggere? Spegni subito quella luce! Ma sergente mio, come lavoro io senza luce? Spegni se il colonnello Davis viene, urla se vede luce durante il giorno! Stai a sentire, Mac, la compagnia deve essere pronta domani in ordine perfetto e non più tardi delle 4:00, capito? Non più tardi delle 4:00. Già. Stai a sentire che razza di nomi abbino i miei uomini. Lardowski, Shemovski. L'appello sarà molto lungo. È meglio decretare alle 3:30 per la donata, vero? D'accordo. Benissimo. Qualche giorno gli uscirà il cervello dal fischietto. Secondo me gli è già uscito.
Signor sì. Sì, capitano. Signor sì. Mandami il primo sergente dell'altra stanza. Gira dall'altra parte, da quella porta. Da quella porta. Hai una sigaretta? Ah, no, non fumo più. Eccoti qua, dove sei stato? Ti sei mimetizzato? Mettiti là. Guarda qua. E guarda là. E aggiustati qui. Adesso vai in cortile e corri, 10 giri completi. A passo di corsa, intesi? Poi torna pure qui. Ho un lavoro per te. Vai via e togli il proiettile dalla canna. Ehi! Vieni qui. Hai una sigaretta? Ho parlato di nuovo con l'aiutante. Ah, sì? Senti, l'esercito non lo capisco. Io voglio combattere e sto qui. Quelli che vogliono star qui se ne vanno. Lo sai, è la guerra. Sì, ma che diavolo ci sto a fare? Quando ero borghese avevo sempre un sacco di cose da fare. Cantare, danzare, lavorare nei ritrovi. Mi sono arruolato ed eccomi seduto. Boh. Ho fame. Vado a ispezionare la mensa. Ehi, sergente. Mi aspettavi, vero? Hai fatto tardi, Edward. Ero sbronzo. Ti capisco, con una cucina simile ci si sbronza senza bere. Grazie. Ma ti pare. Ora vai in camerata e degnati di fare qualcosa e poi rifatti vivo. E se hai già preso appuntamenti, avverti la segretaria che li disdica. Il sergente sbraita oggi. C'è posta? Non ti credevo così veloce a smaltire la sbronza. C'è voluto molto per iniziarla. La mia ragazza è andata con un altro tizio ieri sera. Che succede? Stai perdendo il tuo fascino? Credi che questo sia perdere il proprio fascino? Ah, è una bellezza. Salve. Salve. C'è il sergente Puccinelli? No, non c'è. Che cosa volevate da lui? Beh, è una cosa personale, ecco. Oh. E non volete lasciare un messaggio? Sì, ditele che è venuta Millie. Io ritorno fra 10 minuti. Anzi, addirittura, vi spiace se mi siedo lì e lo aspetto? No, no, fate, fate pure. Grazie. Clerk, avete il blocco dei buoni? Fatene 4 copie, Clerk, e inviatele all'aiutante. Ma le ho già fatte ieri. Ah, davvero? Signor, sì.
Le avete fatte? Ebbene, ne voglio ancora una copia. Signor, sì. Ci vuole una quantità fantastica di carta, sapete, per amministrare anche una piccola compagnia come la nostra. Sei pronto, caro? Non ancora, tesoro. Sono subito da te. Ho deciso che farò senza quell'altra copia. È il nostro comandante di reparto. Lui o lei? A quale degli uomini quella ragazza è sposata? Oh, non so, cara. Non c'è sul ruolino di marcia. Su, tesoro, non ti inquietare così. So per caso che è una ragazza del nord che lavora allo spaccio. Ha un'anemia da curarsi che aspetta un tale. E non sai altro? No, dunque non chiedermi chi sta aspettando. E dove hai scoperto tutto questo, signora Sherlock Holmes? Alla clinica ieri sera. Stavo lì per le iniezioni e una delle infermiere si è sbottonata. A proposito, oggi c'è stato uno spostamento nel servizio di giornata. Lo so. Tocca a me stasera? No, non a te. Il sottotenente Terry sarà di servizio stasera. Ne sei sicura? Sì. La moglie del maggiore mi ha detto che la moglie dell'aiutante gli ha detto che la moglie del colonnello ha detto così. Beh, se lo dicono le mogli, la cosa è certa. Di, caro, che aria tira con il colonnello Davis? Beh, dipende. Che aria tira con la signora del colonnello Davis? Ma è una stupida. E quanto ci tiene al grado? Fra quanto sarei pronta ad uscire? Vuoi aspettarmi al circolo ufficiale, cara? Ho un sacco di documenti da firmare. Non può firmarli qualche altro? E chi altro? Nell'esercito degli Stati Uniti la mia firma è molto quotata. Fosse altrettanto quotata in banca. Da dove esce questo vestiario? Dal magazzino. E perché non è accompagnato dal regolare buono di consegna? Beh, non lo so. Può darsi che non abbiano fatto attenzione quando lo hanno consegnato. Allora è roba rubata. Ma no, davvero? Sarà opportuno che diate un'occhiata ai regolamenti militari. Ma signor tenente, diffidate di me? Questo non è il modo di fare le cose. Riposo. Deve insegnarmi lui il mio servizio, lui che faceva il barista, quel sifone di Sales. Devo vedere il primo sergente. Dove vai tu? Vuoi buscarti 5 giorni di rigore? Lasciami stare, sono già nei pasticci. Che ti prende? Non sei contento qua? No, devo vedere il primo sergente, è importante. Vai ad agio. Non posso andare ad agio, voglio una licenza di una settimana. L'ultimo che ha avuto una licenza di una settimana in questo esercito è stato Eisenhower. Io non sono Eisenhower, devo vedere mia moglie, è importante. Sì, sarà importante, ma niente permesso. Ma io devo avere un bambino. Quello lascialo fare a tua moglie, tesoro. Carvin. No, sì. Hai fatto la corvetta di punizione? Sì, caporale. Sei stato dal sergente istruttore? Sì, caporale. Sei stato dal sergente di mensa? Sì, caporale. Bene. Se ti chiede che vado al fronte, la prima cosa che faccio è di arrendermi. Un campo di concentramento è sempre meglio che qui. Che caffè schifoso, vorrei lavarmici. Ehi, guarda qua, un ordine d'imbarco. Sì, è venuto quando è venuto. Ora uscirò fuori da questa tana. Sergente, io vorrei... Che diavolo vuoi? Niente, solo vorrei sapere... Fuori dai piedi, non vedi che ho da fare. Capitano Caldwell, ho visto l'ordine d'imbarco e ho giusto l'uomo che fa il caso. Bene, chi è? Io, primo sergente Victor Puccinelli. No, non mi fate ridere, sergente. L'ordine è solo per i militari di bassa forza. È meglio che ve lo mettiate in mente. Voi resterete qui. Che razza di armata. Non voglio discutere. In quanto all'imbarco... Non voglio rimanere senza buoni sottufficiali. Inviategli qualche lavativo. Ecco, per esempio, quel ragazzo che non si regge dritto. Capisco. Carvin? Esatto. È giusto qui fuori. Forse Eisenhower riuscirà a svegliarlo un po'. Signor, sì. Carvin? Eh? Vieni a rapporto. Devo proprio dirti una cosa, Victor. Volevo sapere... Togli le mani dal mio tavolo e chiamami sergente. Non ti reggi in piedi? Sì, sergente. Io voglio solo una licenza di una settimana. Che cosa vuoi tu? Voglio una licenza di una settimana. Hai chiesto il permesso al tuo caposquadra per venire qui? No, sergente, ma se io... Quante volte devo ripeterti che sotto le armi si va per via gerarchica? Lo so, ma se è una cosa importante, se io vado dal caposquadra al capoplatone, dal capoplatone al capocompagnia, dal capocompagnia al capobattaglione, mio figlio farà tempo ad essere arruolato. Spiritoso. Non posso darti ogni settimana una licenza. Ne hai avuta una da poco. Non è vero, non vado a casa da un sacco di tempo. Se mia moglie si dimentica come son fatto, la colpa sarà tua. Sarebbe una fortuna per lei. Vedremo quando sarà il momento. Hai sentito?
Sì, sergente. E quando proviamo il numero per la recita? Ah, battere! Ehi, un minuto! Vieni qui. Com'è che non ti sei rasato oggi? Ma chi ha detto di radermi? Non l'ho fatto neanche ieri e nessuno mi ha detto niente. Vai fuori di qui! Non avevi mai osato trattarmi così. Smettila di brontolare! Non avevi mai osato trattarmi così, ecco cosa ti dico. Adesso ricominci un'altra volta? Sì, e come? Immaginavo che eri un amico. Si viveva nella stessa casa, nella stessa città. E lo sai quello che avevi detto a mia madre? Smettila di picchiare sul tavolo. Cosa avevo detto a tua madre? Che nessuno avrebbe osato toccarmi. Certo, eri così sporco? Pirizzoso. Finisci la Paperino, e appunto perché eravamo amici che... Ora è ora di finirla. Non fare il cretino. Io ho una responsabilità e tu devi obbedire. Ti avverto che mi fai diventare scemo. Ah sì? Non è tanto difficile. E insomma, che vuoi? Dei privilegi speciali? No, voglio solo rammentarti che sei stato testimone alle mie nozze. Stai scherzando? Eravamo amici, scrivevamo canzoni, le cantavamo e danzavamo. E tu ancora mi devi $8.06 da prima della guerra. Sì, era amici e compari, come fratello e sorella. E che è capitato? È scoppiata una piccola schifosa guerra e a te non ti è parso vero di darti da fare e dare ordine. Uno, due, avanti, indietro! Stai zitto, stai zitto! Stai zitto, Napoleone, per quelle strisce che hai sul braccio, Crumiro! Ma va a lavarti la faccia! E poi, come mi ricordo, Nocci, maresciallo, nazista, generale delle SS. Che ha da strillare quel genio? Crede che io abbia fatto scoppiare la guerra. Quando Edward si presenta, digli che bisogna che parta. Sai, una certa Milly è venuta a cercarti qui. Milly? Chissà che cosa... Oh, che giorno è oggi? È il 29. Ah, ecco, domani è l'anniversario della nostra prima partenza. Che dici? Di qui non siamo mai partiti. Lo so, ma è stato solo un trucco. Oh. Vedi, la prima volta che vidi Milly mi andò a genio subito, ma era inaccostabile. E così? Così le dissi che stavo per partire. E così? Così si lasciò baciare. E così? Così uscì con lei un paio di volte. E così? E si fece baciare un altro paio di volte. Beh, che c'è di strano? Niente, ma un giorno ho visto che in fondo quella ragazza è una vera cretina. Neanche tanto in fondo, ma anzi alla superficie. E inoltre aveva l'idea fissa di sposarsi. È strano, ma tutte le donne vogliono essere sposate. E in questi casi io scappo come una lepre. Una notte la condussi fuori e... Sì, signore. Sì, signore. D'accordo. Quando hai detto a Edward che deve partire, mandalo da Miller per il controllo armi e corredo. Bene. Siete sempre voi? Caporale, non eravate qua quando sono venuta prima? Sì, ma il sergente Puccinelli non c'è ancora. Oh, e non sapete se ha intenzione di restare al campo stasera o domani sera? No, vedete, qui non sa nessuno quando resta e quando parte. Ah, si vede. Non sta a noi a chiedere ragioni. Qui si obbedisce o si muore. Caruccio. Sentite, scrivetegli un biglietto. Davvero? Mm-hmm. Beh, scrivete voi. Ditegli che ripasserò alle 6.45 quando esco dal lavoro. E mettete che è importante. E se non si farà vivo ci possono essere dei pasticci. Certo, se lo vedrò. È più difficile intercettare lui che un razzo V2. Lo so. Beh, io devo ripassare dallo spaccio. Siamo molto occupate oggi, è festa. Festa per gli avventori. Ah. A più tardi. Beh, sono qui di nuovo. L'aiutante mi ha ordinato il servizio di giornata. Lo so. Davvero? E perché non me l'avete detto? Me l'ha detto ora mia moglie. Gli ha detto pure quando finisce la guerra? Non mi confida tutto quello che sa. Claire. Avanti, se n'è andata. Che cosa voleva Milly? Ha lasciato due righe. Dice che tornerà alle 6.45. Avanti. No! Ma sergente! Hai chiesto il permesso per venire qui? No. Allora fuori. Credono che non abbia altro da fare che concedere permessi. Di che cosa si parlava? Di Milly. Ha detto che se non ti troverà stasera qui saranno pasticci. È necessario che acciuffi l'autobus per la città. Caporale, dov'è che devo andare per... Ehi! Spegnete quella luce, c'è in giro il colonnello. Anche di là! Ehi! Oh, mi dispiace, capitano, ma c'è il colonnello e c'è la luce. C'è il colonnello che non può vedere la luce. Va fuori di qui. Sì, sì.
stato allarme. Avanti, accendete. Ehi, dov'è Carvey? Non ha fatto altro tutto il giorno che entrare e uscire. Se continua così dovrà far mettere una porta girevole. Ma tiene il permesso di spassarsela? No, e anzi bisogna trovarla e inviarla al controllo. Sicuro, collega. E un'altra cosa, Edward e gli altri della squadra devono partire. Avanti, avanti! Via, vieni, via, vieni! Dico, perché ti sei nascosto dall'addestramento tutto? Ma sei cercato in giro per trovare. Hai cercato per trovare. Poi mi permetto di parlare al primo sergente. No! Ma io devo vedere. E tu non vedrai nessuno! Ma ho un messaggio del comando di battaglione per il primo sergente. Cosa aspetti a dirlo? Che non mi fa parlare. Sei uno stupido, lo sai? Che quando sei di staffetta lo devi dire a me, tuo comandante immediato. Ma avete messo voi di staffetta? Ma questo non ha importanza! Avanti, qual è il messaggio? Dice che devi presentarti all'infermeria domani per una visita mentale. Mentale? Sarà medica? La mia domanda per paracadutista è accolta. Allora che regalo mi fai? A te do una licenza. Grazie. Un minuto, sergente. Questo modulo 38 è quello che serve in caso di congedo. Congedo? Che diavolo vai dicendo? È vero, sergente. Secondo il paragrafo 8AR40,3, 24 ore prima del congedo, non dipendente da causa di inabilità fisico-psichica, si passa la visita e si riempie il modulo 38. È bello, questa è una bella porcheria. Sergente? Cosa? Quando vai a casa ti vai a trovare mia madre? Vattene al diavolo! Io rifiuto! Ora vado lì e faccio a pezzi tutto il comando di battaglione! Capitano, vi sembra una bella cosa? Vogliono mandarmi in congedo, io in congedo, ma quelli vaneggiano! Via, sergente! Ecco, leggete quello che c'è scritto! Sergente Puccinelli, Milli sarà qui alle 6... No, no, no! Circolare AG modulo 38. Calma, sergente. La vostra domanda per aspirante ufficiale è stata accolta. Sarete congedato solo per avere la nomina ad aspirante ufficiale. Io ufficiale? Ma io non l'ho chiesto. Sergente. Signor, sì. Avete compilato il rapporto per domani e l'avete inviato al battaglione? Stasera il rapporto di domani? Sì, da oggi vogliono il rapporto una sera prima. È un congedo per promuovermi aspirante ufficiale. Congratulazioni. Ehi, che cos'è questa storia del mio imbarco? È un ordine di avvicendamento, partirai fra un paio di giorni. Senti, sergente, sì, buono e togli il mio nome dalla lista. Ho una nuova ragazza in città, è una cosa che... Assai commovente. Devo stare con la mia ragazza. Ne ho viste le ragazze che frequenti, starai meglio sotto il fuoco. Sì, e io non ho visto le tue, forse? Sì, allora fai una cabalina giù al teatro Rialto domani. Al Rialto? Certo, c'è una nuova cassetta. Ellen? È la mia ragazza. Ah, pezzo di cretino che sono. Non ti do torto, vai a cercartene un'altra. Lasciala in pace, io andrò con lei. Tu andavi con lei. Ah, ora so perché mi imbarcate. Tu approfitti del tuo grado. Però lascia fare, sergente, articolo 90, titolo 2, comma 3, vietata la rissa. Appendilo un po' alla tabella. Ora vai a fare i tuoi bagagli, qui si lavora. Non è un campo sportivo. No, avrei giurato che c'era da fare pugno. Fuori di qui. I never went to college. I haven't got much knowledge. But there are some things that I know, I know. I've gone and made a survey. A very special survey. And I discovered that statistics show. Che cosa credi di fare? Sto cantando. Scrivetelo in fronte. Lo so, ho un filo di voce. Sì, ma così stonato. Devi ammettere che è una voce speciale. Avanti, sergente, cantatela voi. No, 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 ho molto lavoro e poi ho un impegno in città. Andiamo, sergente. Allora, forza. And wouldn't you rather say, I love you, and time to wonder high, kona kona. Avanti, Carvi, andiamo, che è tardi. Cammina! Milli, fra quanto tempo arriva qui? Fra una ventina di minuti. Vorrei scovare quello che ha messo in giro la voce che io sono già aspirante ufficiale. Perché? Ogni volta che arrivo al campo qualche figlio di cane grida, attenti!
Sono entrato che Max si stava ardendo, si è messo sull'attenti e quasi si è tagliata la gola. Insegnante, Max si è tagliato la gola? Certo che si è tagliato, ha perduto molto sangue come un tacchino sgozzato. Eccovi, gente fortunata, andate in città, sono pronto a sostituirvi. Portala nell'ufficio del capitano. Bene. E sorveglia questo qua. Ehi, Carvin, renditi utile. Beh, credo che finalmente abbiamo finito. Su, vai a riabbracciare tua moglie. Certo, sergente, allora domani. Ripasso fra un minuto. Ehi, Carvin, non scordare che devi pulire anche là sopra. Senti tu, è probabile che una signora chieda di me. Dille che sono andato a fare le esercitazioni. Certo, sergente. Lo sai, caporale? L'avrei voluto che Maxi fosse tagliato la gola. Già, e poi come fischiava? Lo sai? Molti dicono che nell'esercito tutto sta a farci un'abitudine, ma l'unica abitudine che ho fatta è a non farci un'abitudine. Vuoi sapere una cosa? Ehi, caporale! Beh, io me ne vado a zonzo. Che avete in mente per stasera, sergente? Ah, io credo che andrò a farmi un paio di birre. Lubrificate il fischietto. Come? Andiamo, un po' d'energetica. Ehi, hai dimenticato la polvere. Sotto, recluta, ramazza. Ma nessuno si va a sedere là sopra. Ma questo non ha importanza. Qui c'è troppa trascuranza. Avanti, pulisciate. E dico, stiamo attenti, eh? In caso inverso e altrimenti vi schiaffo dentro. Lo sapete che sotto le armi non ci si diverte? Adesso io me ne vado al paese e comincio a farmi baldoria. Voglio spassarmela un po'. E voi pulisciate. Che bravo. Che trascuranza. Recluta, ramazza! Qualcuno lo schiaffo dentro! E questo non ha importanza, no? Ma c'è niente, nessuno ci guarda, questo non ha importanza! Adesso vado al paese e mi comincio a farmi baldoria. Da me medesimo stesso! E voi pulisciate! Oh, calmati, ragazzo. Quello doveva venire proprio nell'esercito, non poteva andare in marina? Anche nei sottomarini, così nessuno vedeva quante razze. No, di tanto non ti resta che picchiarlo. Posso davvero picchiare il sergente Mac? E se poi mi degradano? Ma che degradare? Hai il grado più basso dell'esercito. Senti, il regolamento dice che se qualcuno abusa di te, tu lo puoi sfidare chiunque sia. Sfidalo a incrociare i guantoni con te. Insomma, se io picchio il sergente Mac, nessuno può farmi niente. È così. Ma se invece le prendo io? Ma tu non le prendi, tu devi imparare la tattica. Vieni qua che ti insegno. Entra in guardia. No, vedi, devi adottare un perfetto stile. Vedi, lo stile classico. No, non fa per te. Un minuto, un colpo alla sugar. Così va bene, sii feroce. Più basso. Più basso. Più basso! No... Ehi, ho trovato, vieni. Il tuo modello è Joe Louis, quello sì. Si muove danzando. Ah no, guarda, è tutta questione di ritmo, guarda. Carvin, su, che stai facendo? Mi alleno. A cosa? Domani voglio incrociare i guantoni con Mac. Con Mac? Gli voglio staccare la testa. Dove vuoi che mandiamo il cadavere? Beh, ai tuoi genitori. No, il tuo cadavere. Vai dentro e finisci il lavoro che devi fare. Victor? No. Non vuoi che ti dica neanche una parola?
Avanti, cos'è che vuoi ancora? Ricordi la canzone che si scrisse insieme? Sì, e questo che c'entra? È arrivato un telegramma dall'editore musicale, vuole che gli mandiamo la canzone incisa su disco subito. Bene, vai a incidere il disco. Ma io voglio che lo incida tu. Chiama Bing Crosby. Io preferisco te. Non occorre che fai a pugni, sei abbastanza intontito. Cosa, solo perché sono amico? Non ti chiedo che di avere un po' di considerazione per me. Sì, lo so. Tu sei sergente e io cappellone, ma potresti anche essere gentile. D'accordo, ti adoro, mi affascini. Che altro vuoi adesso? Anche se non vuoi darmi il permesso, non fa nulla, ma porta la canzone con te in città. Sai, in quel posto dove si mette il gettone in quella macchina che invece di scrivere a casa la mamma incide i dischi con la tua voce. Ecco il gettone. Ma io ho da fare. Lo so, facci con lei a incidermi il disco. Sarà molto più carino e me la spasserete. Eh sì, lo inciderò. Psst, Billy. Arrivederci. Avanti. Oh, salve. Salve. C'è il sergente Puccinelli? Ah, no, è fuori servizio. Oh, che peccato. Allora non c'è mai? Ehi, ma noi due ci siamo già conosciuti. Forse mi avrete visto allo staccio. Lavoro là. Sto a vendere la birra. Ma ho chiesto che mi trasferissero alla vendita dei dolci. Come mai? Siete così ghiotta? Buonasera, caporale. Oh, salve. Non si fanno le presentazioni? Beh, Edward, ti presento un'amica. Amica, vi presento Edward. Vi chiamate Millie, non è vero? Millie è ghiotta, ha lasciato adesso la birra per i dolci. Non volevi andartene a fare un bel giro, caporale? Sì, certo. Lieta della conoscenza. Ah, grazie. Se vi serve qualcosa, suonate il campanello. È gentile, no? Chissà se Cici rientrerà stasera. Cici? Ah, Puccinelli. No, non credo che ce la farà. Ma se avete qualche cosa da dirgli, potete dirla a me. Come vi chiamate? Quando quello ci ha presentati non ho inteso nulla di nulla. Rammento solo che ha detto che siete un suo amico. U.S. Coperte cifrate. Vi trattano bene. Mi chiamo Caldwell. Soldato Eddie Caldwell. Stavo giusto pensando che se non avete niente da fare domani sera noi... Dite domani sera? Salve. Nessuno ti ha ancora insegnato a bussare prima d'entrare? Sono arrivato fino allo spaccio e ho pensato che il caporale volesse un gelato di crema. Lascialo sul tavolo, glielo darò io. Oh, il cucchiaio è dentro, eh? Questo rimane fra noi due, vero? Ah, non devi avere paura, sono una tomba. Hai una sigaretta? Non scherzi, sei di servizio. Puccinelli ha dimenticato qui la musica della canzone. Niente da fare. È questione di vita o di morte. Niente da fare.
sai cantare, malinconica bimba? No. Ah, così va bene. E oggi io le malinconiche bimbe. Vi chiedo perdono, avete visto? Vi chiedo perdono, non importa. Ehi, Charles, chi è quella? Non lo so, sergente. Scusatemi. Domando perdono. Ma che cos'è, uno spettro? Già. Ecco il fuoco. Che cosa volete? Cocktail shishi. Cocktail shishi? Signora, posso offrire qualche cosa? Prego. Ehi, conoscete malinconiche bimbe? Marista? A largo, Romeo. Volevo offrire qualche cosa alla malinconica bimba. Non siete ancora sazio? No, non la finisco di bere finché quella non si decide a sorridermi. Voi siete la sola femmina al mondo che non mi ricorda nessun'altra femmina che ho conosciuto. Barista, quanto pago? $0.50. Grazie, siete stato molto carino. Cosa dicevamo? Vi ho domandato di gorgheggiare una canzone. Che canzone volete? Volete una canzone allegra? Oppure una triste? O preferite una dolce melodiosa ninna nanna, caro? Bello. Scusate. Volete suonare questa? Sì, certo. Grazie. It's easy to say I love you. Then turn the wonder world calling a love. And wouldn't you rather say I love you? Then turn the wonder world calling a love. It's easier to spell kiss me dear. Then turn the wonder world calling a love. And wouldn't you rather hear kiss me dear than thunder wonder hoy conical love? To quote the famous Yale professor, osculation is a sensation that is not. If you should ask a Harvard lawyer, he'll charge you $20. He'll give you this advice. It's easier to say. J'ai fait tout le potentiel de tout le monde, tout le potentiel de tout le potentiel. Conical love. Ah, impossibile. And wouldn't you rather say. Le potentiel, tout le potentiel, le potentiel de tout. Then tando wonder why. Tando wonder why. Wonderful.
diavolo stai facendo in questo stato? Sei impazzito? Ho portato una chiara da musica al sergente Puccinelli. Corri a nasconderti. Via Puccinelli di incidere la musica. Siamo d'accordo, corri il disco per domattina, è laggiù. Stavo dicendo... Sì, Victor? Helen, sei incantevole questa sera. Sarei screanzato se ti chiedessi un bacio. Ehi, sergente! Che cosa vuoi adesso? Sono arrivato dal campo, avevi lasciato la musica. Oh, lasciami in pace, dalla al maestro al piano. Sì, sergente. Bene. Che ti prende, Victor? Oh, niente, è una cosa segreta. Dimmi, cos'è? Ecco, non volevo dirtelo, ma... Ma cosa? Si parte fra giorni. Cosa dici? Ma Victor, come farò io quando sarai lontano? Davvero sentirai molto la mia mancanza? Come? Ne dubiti? Ti sembrerò stravagante, cara, ma ho scritto una canzone e vorrei inciderla su disco solo per te. Oh, Victor, come sei caro. Ti dispiace venire in cabina mentre incido? No, certo. Avanti, Carvi, che cosa fai? Vuoi fare quel lavoro per tutta la vita? E cosa vuoi da me? Anche tu ti metti a comandare. Qui tutti i generali e un solo soldato. Non ho mai fatto questo mestiere in vita mia. Quando quelli vengono gli darò questo affare, ma deve essere ben cotto. Basta però che non ti metti a comandare avanti a destra, avanti a sinistra. Io solo in mezzo a obbedire. Sono stufo. Stai buono, Carvi, stai buono. Ora vieni su. Vieni nella nostra vecchia cara infermeria. Cosa? Quale? La nostra vecchia cara infermeria, dove stenderanno il tuo caro piccolo braccio, alzeranno la tua piccola manica e infine con un piccolo aghettino ti faranno una piccola iniezioncina e non sentirai neanche il più piccolo male. Andiamo. Ma è certo che non sentirò niente. Ma certo che non sentirai male. Andiamo, su, bello, avanti. Ma non lo sentirai neanche quel piccolo aghettino. Davvero, non lo sentirò? Affatto, affatto, neanche un po'. È un ago senza punta? Quasi. E con me? È aspirare. Aspirare. Un altro. Ah!
Stai tranquillo. Sulla manica. Pensa a cose piacevoli. Stai mangiando della crema. Stai danzando con una bella, magnifica ragazza. Stai dormendo su un letto morbido. Qual è l'ultima parola? Ciricini. Vedi che non ti ha fatto male, vero? Come ti senti? Stai bene? Vero? Andiamo, vieni. Carvin! Avanti. Allora hai finito la puntura, bellezza? Sì, e sono finito anch'io. Dai questa nota al sergente di mensa. Come ti senti? Come vuoi che mi senta? Che cosa credete che sia diventato? Un puntaspilli? E adesso cosa sarà di me? Vivrai, vivrai. È quello che temevo. Buongiorno, Cleo. Buongiorno, capitano. Sentite. Puccinelli, ho visto il colonnello Davis, il quale ha già stabilito di assegnarvi ai servizi oltremare. Grazie, capitano. Il caporale Clerc vi ha già parlato di quella ragazza che è venuta qui parecchie volte? Signor, sì. A quanto dice, non riesce a ritrovare un uomo della compagnia. Vorrei che trovaste quell'uomo. Signor, sì. Cercherò, ma non sarà facile. La ragazza può darci delle grane se va dal colonnello. Volete incaricarvene? Sì, farò del mio meglio. Bene. Quando avrete trovato quell'uomo, conducetelo da me. Signor, sì. Guarda che mi succede, ora mi assegnano al reparto relazioni amorose. Anche il vecchio trucco della partenza per baciare le ragazze non funziona più. Lo sai quello che succederà? Ehi, spegnete la luce, il colonnello è ispezionante. Attenti! Riposa. Sergente Puccinelli, dovrei vedere la vostra copia del programma di addestramento. Dovrebbe essere appuntata in permanenza la tabella murale. Sì, sì. Caporale Clerc, fai vedere al colonnello dov'è il programma. Svelto. Dov'è? Era qui, da queste parti, colonnello. È qui, ecco. Beh, io non lo vedo. Eppure l'avevo messo qui. E a quanto sembra ora non c'è. Forse è nell'altra stanza, colonnello. Che cosa? Deve essere nell'altra stanza. Ah. Colonnello. Riposo. Buongiorno, colonnello. Buon dì, Caldwell. A quanto pare non si trova la copia del programma d'addestramento. Dovrebbe trovarsi in tutti i locali. Ah, scommetto che è lì. No, non è al suo posto. E dove sarà andata a sbattere? Eccola. Spero che la compagnia funzioni un po' meglio. Sergente Puccinelli! Aprite quella porta! Venir fuori questa copia del programma di addestramento. È stata trovata, era proprio al suo posto. Ah, sì? Non l'avevo veduta. C'è buio qui. Accendete la luce. Ecco un plico dal battaglione. Così davvero vuoi farmi imbarcare? Certamente. Beh, Cicci, ho avuto un colloquio con la tua Millie, e così... E così? Così, se non vuoi che dica tutto, cancella il mio nome da quella lista. Non ricattarmi. Vattene. Ehi, un minuto. Con piacere. C'è un telegramma per Carvin, vai a portarglielo alla messa. Sergente Puccinelli, il colonnello Davis vuole ispezionare il magazzino e anche i locali della messa. Sì, sì. Ehi, Miller! Sì?
Il colonnello verrà a ispezionare fra un minuto. Oddio, sergente! Nascondiamo queste! Vieni! Attento, sergente! Nascondiamo tutto! Ecco! Ancora un'altra e ci siamo! Avanti, presto! Ecco un'altra, tieni! Capitano, che succede in questa compagnia? Perché c'è qualcosa che non va, colonnello? Qualcosa? Capitano, io non ho mai... Cosa è stato? È dalla parte della mensa. È saltata la mensa? Ecco l'ultimo! Che cosa... Senti! Sergente Puccinelli, che cosa succede qua? Cos'è questo fischio? C'è un incendio? Che cos'è? È un maschio! Victor, guarda! Ho avuto un bimbo! Ce l'ho fatta! Quando ci siamo sposati non credevo che sarei riuscito! Invece è nato! Colonnello! Victor! Il colonnello dice che questa è la più fetente compagnia che abbia visto e ha disdetto l'ordine della vostra partenza. Debbo restare qui, dunque? Esatto. Ecco l'ordine scritto. E non solo. Ha dato a tutti gli ufficiali della compagnia un compito topografico. Spiacente. Agli ordini. Guarda che disdetta. 5 anni sotto le armi. 5 anni e quando sto per imbarcarmi tutto si mette ad andare per traverso. Porco cane. Cosa c'è da fare oggi nel pomeriggio? Ginnastica. Ah, anche questa ci voleva. Che non ci sia un modo più decente per fare il soldato. Non vedo come identificare quelle piccole isole solo con la topografia. Io temo che quest'ardua impresa ci terrà occupati per 7 giorni. Oh, buongiorno, signora Caldwell. Buongiorno. Tra quanto sarei pronto? Bene, bene, bene. Tutta elegante e pronta per uscire, eh? Ho paura che per una volta nella mia vita dovrò darti un dispiacere. Davvero? Sì, pare che senza consultarti il colonnello abbia dato agli ufficiali della compagnia un problema topografico che senza dubbio ci impegnerà tutta la notte. Che genere di problema? Dobbiamo identificare un gruppo di isole del Pacifico con dei dati topografici. Jenny ha detto che questo l'avreste fatto domani. Allora si vede che stavolta il colonnello l'ha ingannata perché dobbiamo farlo oggi. Ah, gliela farò vedere io. Ho rischiato venire qui senza le risposte. Le risposte? Ah sì, le ho messe qui, in qualche posto. Eccole. Monaco, Strasburgo. Ma queste non sono isole. Oh, è per un'altra compagnia. Ecco le vostre. Ern, Kossel, Tagua, Eino. Senti. Se sulla terra ci fosse un'altra donna come mia moglie, ti direi senz'altro di sposarla subito. Tesoro, sei straordinaria. Molto contenta che sai apprezzarmi. Bene, ora ho da fare alcune compere giù allo spaccio e ripasserò a prenderti esattamente fra 20 minuti. Oh, sarà bene dare questo al capitano Steiner della compagnia C. Riposo, signori. Ah, quel Mac, ve lo immaginate? Vuole un altro nastrino di buona condotta. Che se ne farà di tanti? Non lo so, se li mette addosso e va in giro che sembra una merceria ambulante. Ehi, voi! Il colonnello assista all'esercizio! Ehi, Miller, avverti! Domando scusa, signore. Sì? Che c'è? Il colonnello sta visitando le baracche... Sergente Miller, agli ordini. Dov'è il sergente Puccinelli? Con la compagnia, alle esercitazioni. Devo chiamarlo, signor colonnello? No. No, gli esercizi li faranno molto bene. Sì, sì. Ah, Miller. Sì, sì. Riposo. Come si chiama quel sergente, quello col fischietto? Ah, si chiama McVeigh. Sì. Allora, cercate McVeigh subito e ditegli di portarsi con l'intera squadra sul percorso di guerra tra 10 minuti, intesi? Sì, sì. Hey!
correre, correre! Movimentarsi! Avanti! Avanti, uscite adesso! Fuori, mondo birbone! Uscite fuori da quei tubi! Voglio vedervi soffrire! Ehi, Carvin, vieni fuori di là, avanti, avanti presto, muoversi! Marsh! Bello assalto per il demoniaccio! Tutti in linea! Avanti, coraggio! Avanti, Carvin! Avanti, Carvin, non impicciare gli altri! Su! Da qui, Carvin, sei scemo? Da qui, andiamo, che glielo fai! Carvin, c'è il regolamento, sai? Vieni sospensate le gambe! Non devi toccare l'acqua! Su, coraggio, bilanciati! Vabbè! Questa posizione è contro il regolamento! Vola come un sacco di patate! Che sei un passero, Carvin! Sì. Non facciamo pagliacciate, capito? Il generale non torni a ispezionare. Sono contento che abbiano aggiustato quella macchina. Beh, io vado a cercare quel sergente addetto alle provvigioni. Ecco, ha già scartato come difettosa due o tre volte una quantità di materiale. Credo che aprirà un magazzino di generi militari. Riposo. Sergente Miller. Niente. Ehi, dov'è il sergente Puccinelli? Non lo so. Madre santa, è ancora nei pasticci. Il colonnello lo cerca, il capitano lo cerca, Mili lo cerca. Non vorrei il suo posto per tutto l'oro del mondo.
Vedo che hai risolto la faccenda del vestiario con piena soddisfazione. Signor, sì. Non credo che avremo altri pasticci con quel sergente Miller. Ora bisogna che vada a fare lezione. Me la sono cavata. Il colonnello per poco non mi ha pescato. Hai una sigaretta? Sì, certo, sergente. Ecco tutto il pacchetto. Va bene, sergente Miller. Che c'è? Liquidazione? È la mia misura? Esatta. Signor G, avete appurato qualcosa circa quella famosa ragazza? Quale ragazza? Quella che è venuta a cercare un uomo ieri. Ah, sì. Ho un indizio. Voglio vedere quell'uomo quando è possibile. Signor G. Ehi, dov'è Carvin? È nel salone, vuol cantare. Cantare? Che cosa? È completamente pazzo. Saprai appena arriviamo, avanti, facciamo la svista. E non facciamo il numero. Che numero? Ho promesso a Pocken di farlo. Allora vai a dirgli che lo facciamo subito. Avanti, su, parla e diglielo. E attenta a quel che dici. Sii gentile, devi dire Pocken, vuoi suonare una canzone per Victor e me che vogliamo ballare? Perché tu e io dobbiamo lavorare assieme per lungo tempo ancora, vero? Tu e io siamo amici, vero? Avanti, diglielo, dillo con grazia, su. Io aspetto che tu abbia finito. Per conto mio non ho altro da dire. Avanti, che cosa aspetti? Digli di suonare per te e me. Avanti, non essere così lento. Avanti! Ciao, Victor! Adesso ho scordato quello che gli dovevo dire. Ah sì, Pocken, per favore, vuoi suonare un pezzo per me e Victor? Lo danceremo insieme. Certo. Grazie, avanti. Una vecchia canzone? Una vecchia canzone. Se il sergente non mi dice niente. Vedi? Oh. Attacca pure.
ragazzi, non fate chiasso ora. Sono lieto di presentarvi il sergente Victor Fucinelli e l'appuntato Carvey, nell'imitazione di Bing Crosby e Barry Fitzgerald. Buongiorno a voi, padre. Come va, figliolo? Stavo giusto venendo da voi a dirvi che non sono affatto contento all'idea che voi lasciate la mia vecchia chiesa. Anch'io sono addolorato di lasciare il posto, padre. Stavo dicendomi se posso chiedervi un favore, figliolo. Dite, dite. Vorrei che voi cantaste per me quella vecchia ninna nanna irlandese. Di quale ninna nanna parlate? Non rammento. Quella che cantaste una sera, quando io ero ammalato. In verità non sarei in vena, e oltre a questo non c'è nemmeno un po' di musica che accompagni. Ho il carillon qui con me. Cantate con questo. Beh, se volete proprio che canti. Ecco, aprite completamente. Toralorala, toralorala, on a hush, and don't you cry, toralorala. Should it tonight? Capitano, volete vedere quell'uomo di cui avete parlato, quello che è causa di tanti pasticci? Certo. Sì o sì? Tu vieni qua. Appuntato di prima classe, Carvin, agli ordini. Riposo. Carvin, qual è il tuo nome? Alvin. Alvin? Sì, sì. Alvin, mettere figli al mondo è cosa molto seria. Vi pare? Io invece dico che è spazzoso. Questo è il punto. Spesso ci se ne accorge quando tutto è inutile. Ora, cosa intendi fare in questa faccenda? Ah, niente, è già stato fatto tutto. La tua condotta è davvero sconcertante. Non ne hai rimorso? Signor, no, ne sono fiero. Fiero? Signor, sì, volevamo un bambino ed ecco un bambino. Volevate un bambino? Signor, sì. Ma sei incosciente? Non lascerai che un bambino cresca senza un nome. Ah, troveremo un nome, no? Non è di questo che io parlo. Su, Carvin, sentimi un istante. A quella donna tu vuoi davvero bene, no? Signor, sì, io l'amo molto. Allora il mio compito sarà semplice. Ora ti concederò 3 giorni di permesso, così tu andrai da quella donna e sistemerai il tutto. Oh, grazie tante. Intesi, vero? Il permesso è solo per dare un nome al bambino. 3 giorni per trovare il nome al bambino. Ecco, gli daremo il nostro nome. No, no, non desidero tanto. E ti dico anche che quando il bambino nascerà ti concederò una speciale licenza. Ma io... Non parliamone più. Ora puoi andare. Fatti dare una nuova uniforme. Io sì. Fucinelli, ho deciso di dare a Carvin 3 giorni di permesso. Ma capitano, con quello che ha fatto? È per questo che hai il permesso. Per sposarsi. Che sposarsi? Cosa? Fucinelli. È lui o non è lui l'uomo dei pasticci? Signor, sì, sì, signore, è nei pasticci fino al collo. Ma quello che lui vuol dire è che il bambino è già venuto al mondo. Non è così, Carvin? Signor, sì. Signor, sì. Sì, sergente. E allora è diverso. Datemi questo permesso. Oh, ma capitano... Ti concedo una licenza speciale. Ah, oh, grazie. Ma attento, Carvin. Dovete portarmi il certificato di matrimonio. Oh, certo, ne ho uno nella baracca. Come? Non è mica il suo certificato, è di un altro che l'ha attaccato al muro. Carvin, sarà meglio che tu vada ora.
Detergente. Io vado al comando di battaglione. Volete che prepari le carte per la licenza speciale? No, le farò fare al battaglione, voglio evitare lungaggini. Oh, oh. Clerk, non lasciarmi solo. Gigi! Milly, che sorpresa vederti qua. Ah, oh, caro, molte volte ho cercato di trovarti. Su, vieni qui. Dimmi la verità. È vero che... Sì, Victor. Ma chi te l'ha detto? Chi me l'ha detto? Ma lo sa quasi tutta l'America, si può dire. Senti, cara, entra nell'ufficio del capitano. No, c'è troppo traffico qui. Ti prego. Avanti. Victor Puccinelli, ho qualcosa di urgente da chiederti. Helen, senti. Innanzitutto vuoi dirmi che cosa hai contro Edward? Se è solo questo che ti preoccupa. Ma Gigi! Per favore. Chi è quella lì? La signora Caldwell, la moglie del capitano. Ah. Se tu fai andare Edward fuori dal campo, considera pure la nostra amicizia finita. Davvero lo faresti, tesoro? In realtà, io non credo di amare né te né lui, questo è il fatto. Ma voglio essere leale con entrambi. Senti qua, tesoro. Buongiorno, sergente. Capitano Caldwell, permette che le presenti la signora Helen? Molto lieto. Piacere. Capitano, ho sentito che vi stavano cercando al comando di battaglione. Occorre nulla. Grazie. Tenente De Porro. Ehi, un minuto. Io in questo imbroglio non c'entro, eh. Scusate, me ne vado subito. Un momento. Vedo che vi siete rimessa molto in fretta. Ma non capisco di cosa state parlando. Sergente Puccinelli. Signor sì. Ah, eccolo. Carvin, venite qua. Sedetevi, signorina. Voi avete di prima classe, Carvin, sempre ai vostri ordini. Volete spiegarmi com'è che questa signorina si trova qui completamente ristabilita, mentre voi... state per prendere una licenza speciale? Ristabilita? Che è stata malata? Non fare lo spiritoso. Non capisco, capitano. Non ho mai visto quella donna prima di ieri sera. Non l'hai mai vista prima di ieri sera? No. E allora perché diavolo ti ha dato una licenza? Perché mia moglie ha avuto un bambino. Tua moglie ha avuto un bambino? Io sì. Ecco il telegramma. Adesso comincio a capire. Lo conoscete? No. Ma è Caruccio. Ecco la licenza. Tieni e fila. Grazie, capitano. Grazie tante. E salutami il bambino. Grazie, presente no. Grazie, capitano. Arrivederci. Ora, signorina. Ma dove è scappata? Sergente Puccinelli! Sì, sì. Voi capite che questo fattaccio è ancora in alto mare. Carvin non è a colpa. Ah, no, vero? Ma non riesco ad afferrare la situazione. Dovrò fare io stesso delle ricerche accuratissime. Datemi il ruolino con le descrizioni fisiche degli uomini. Sì, sì. Le presentazioni si usano ancora. Sono Helen Palmer e questa è la moglie del capitano Caldwell. E voi chi siete? E chi lo sa più? Il capitano vuole vederti. Dico a te. A me? Ma ci sono stata ora. Senti qua tu. Che cosa combini qua dentro? Me l'hanno presentata come tua moglie. Ma no, aspetta un momento. Che cosa voleva dire ci sono stata ora? Ci sono stata ora e ci sono stata ieri anche. E il tavolo era qui e lì c'era una sedia e là senti, c'era... Senti, cara, questa è materia militare, non è affar tuo. Ora, signorina, se volete spiegare la cosa, sergente Puccinelli. Sta a sentire, tu. Vuoi andare fuori un istante finché si stemola? Se succede qualcosa, io e allora vieni fuori con me e cercherò di spiegarti. Non capisco niente. Ma capitano, andiamo, Milly, andiamo fuori di qui. Victor, ma che succede? Perché se la prendono tutti con me? Salve, Gigi. Tesoro, che stai facendo qua? Ecco, ero in pensiero e ho pregato il sergente Puccinelli di non farti imbarcare. Sta tranquilla, cara, vedrai che Cici annullerà l'ordine. Avanti, non te la prendere, vero, Cici?
Puccinelli, voi mi dovete molte spiegazioni. Un momento adesso, da 5 anni le mie decisioni le sta prendendo l'esercito. Ma per questa volta tengo io il timone. Non voglio essere promosso ufficiale. Voglio andare al fronte, voglio andarmene via di qui, via da tutto questo. Forse ci riuscireste se foste un soldato semplice. Anche questa è una cosa che ho bello deciso, mi degrado da me. Non potete farlo. Ah no? Lo farete voi per me, guardate. Tesoro, Eddie! Come l'avete chiamato? Eddie! Vi ha detto che si chiama Eddie Caldwell? Eh sì! Ma adesso capisco. No, signore, vi prego, tu aspetta fuori, cara. È questo l'uomo col quale uscivate? Oh, no, l'ho conosciuto appena ieri sera. Ieri sera? Ma silenzio. Questa situazione è ridicola. Andiamo via di qui. Allora, siete uscita con un altro uomo di questa compagnia? Presente. Ah, sicché eravate voi, Puccinelli. Bene, farò per voi giusto quello che volevate. Sarete soldato semplice e vi imbarcherete. Grazie. E questo non vi solleva dalle vostre responsabilità verso costei che dovete sposare? Sposare me? Rifiutate? Oh, ma che dite? Io sono già sposata da pochi giorni a John Slager. L'ho sposato quando con Victor abbiamo smesso di vederci. E... allora perché sei venuta a cercarmi? Ah, perché volevo dirti di non venire all'appuntamento di stasera che avevamo preso un mese fa. Perché John ed io siamo sposati. Tu non verrai, vero? Ah, certo che no. Oh, molte grazie. Vedi, mio marito potrebbe seccarsi. Non ha molto spirito e non voglio che si offenda e si arrabbi. Oh, beh, arrivederci. E grazie mille di tutto, Di nulla. Non crediate di cavarvela così. Vi degraderemo lo stesso. D'accordo, sono degradato. Stavolta ho battuto il comando. Tutti voi resterete qui fra le scartoffie e le circolari mentre io vado oltreoceano. E ho fatto tutto da me. Che cosa succede? Non lo so. Sembra un allarme, meglio che... Capitano Caldwell, avete avuto la notizia? Movimenti, permesse e licenze sono aboliti da ora. Spese le licenze? Certo, la divisione va oltreoceano. E tu non mi dici niente? Jenny non me l'ha detto. Tu, signorino, entra un po' là dentro. C'è un sacco di cose da spiegare. Ehi, lasciatemi! Oh, ci ho fatto quest'uomo che tentava infilare la porta. Non mi importa, ho dato la dimissione. Infilare la porta un corno, io una licenza vanno nel mio bambino. Sono sospesi tutti i licenziamenti. Non la tieni, non la tieni, i licenziamenti sono annullati. Annullati? Sì, certo, tutte le divisioni va oltre oceani. Oltre a chi? Avanti, sciogliete le file. Ehi, anche tu. Anch'io? Anche tu, capellone Puccinello, tu e l'amico, avanti, muovete quei fettoni, forza! Prendila! Prendere cosa? La valigia! Soldato Puccinelli! Victor! Eh? Dai qua! Cosa? Questa! Andiamo, la porto io.